salutiamo insieme Riccardo Latteri. Riccardo, sei in linea? Sì, buongiorno, ciao. Buongiorno a te Riccardo. Allora, chi è Riccardo Latteri? Allora, la presentazione è che tu sei un cantatore, un cantautore romano. Eh sì, che hai un passato insieme ad una rock band, no? Libro Modo si chiamava questa tua rock band. Sì, esatto. Ecco, ma... Abbiamo avuto 3 anni di storia in cui abbiamo inciso anche un album. Però, e poi però tu hai deciso di abbandonare. Esatto, sì, no, diciamo che loro non volevano proseguire la strada, la difficile strada della Certo. musica e quindi io. E quindi sei rimasto da solo. Sei rimasto da solo, ma non con le mani in mano perché ti sei dato da fare. Ecco, tu apparentemente sei, potresti sembrare un ragazzo un po' timido, però il tuo cuore è rock, questo lo possiamo dire, giusto? Ecco, Sì. perché tutta questa grande passione del rock? Da chi ti è stata tramandata? Ma diciamo che mio papà, quando mi addormentava la sera ed ero piccolo, lui è un gran fan di Elvis, quindi mi Ah, quindi faceva pensa che continuamente ninna ascoltare questi nanne. brani, esatto. Ah, ecco, insomma, delle ninna nanne un po' movimentate, se vogliamo, eh? Sì, E quindi sei cresciuto proprio al suono poi la di prima band che rock. ho avuto comunque era una band di cover dei Nirvana, degli Europe, Ah, quindi. ecco. Però allora, a quanto pare però tu componi le tue canzoni di notte. Perché di notte? Ma non dormi? Queste, infatti, secondo me queste ninne nanne non è che hanno funzionato. Tu hai preso la cattiva abitudine di non dormire. Diciamo che i menestrelli amano la notte per poter comporre, ma in un certo senso per me è un po' più una costrizione perché di giorno lavoro, purtroppo Bravo, la musica ecco. ancora non mi dà la possibilità di poter mandare con Certo. lei. Ecco, e quindi di notte componi le canzoni, ma quindi da che cosa prendi l'ispirazione? Ma da ciò che vivo, sinceramente tutto ciò che racconto sono emozioni, giornate o esperienze che incontro durante il cammino del mio destino, diciamo. Ecco, però insomma hai preso veramente una strada sì difficile, ma insomma che ti dà tante soddisfazioni perché poi sei riuscito a fare delle cose importanti, quindi sei riuscito a far uscire il tuo primo album che dal titolo Il garzone di periferia, così ti senti tu, un garzone di periferia? Ecco. Sì, esatto. Io sono molto affezionato al posto dove sono nato e vedo che comunque sia il fatto di vivere molto questo quartiere, di osservare, diciamo, Non ti abbiamo le chiesto di quale quartiere si tratta? Di persone. Io sono di Prima Valle, Roma, Roma Prima Nord. Valle, certo, è un quartiere vivo, questo sì, senz'altro lo possiamo dire. Allora, il tuo album quanti brani contiene? Contiene 8 brani, di cui uno è una rivisitazione di un brano all'interno della Voglia di Vivere, che era l'album che ho fatto con il Libero Modo in versione acustica. Tra questi 8 brani c'è anche il brano che provai a portare a Sanremo nel 2010. Ah, quindi hai vissuto anche questa esperienza, Sì, eh? Ecco, ho ma che fatto cosa ci Aria a puoi dire Sanremo. di Sanremo? Che Posso impressione ti sei dirti. fatto? Ma l'Accademia è un posto, per me è stata veramente una bellissima esperienza perché comunque sono stato all'interno di questa Accademia al Palafiori per 9 giorni con altri 500 ragazzi, Però, siamo certo. stati selezionati, quindi abbiamo vissuto, diciamo, musica 24 ore su 24, Quindi abbiamo sicuramente una bella incontrato anche esperienza. persone importanti, ho fatto lezioni con i nomadi, con gli stadio. Beh, sì, senz'altro una bella esperienza. Insomma, per un appassionato di musica, stare vicino, ecco, gomito a gomito con dei grandi, insomma, con delle persone, dei personaggi che sono già arrivati, è senz'altro un arricchimento, Esatto. senz'altro. Ma insomma, il testo è bello impegnato. Tu hai visto un mondo fino ad oggi, e a quale mondo hai assistito e qual è il mondo che invece vorresti vedere in futuro? Diciamo che ho visto un mondo dove purtroppo come in questo paese non esiste la meritocrazia e questa è una cosa che per i giovani di qualsiasi settore della musica o del lavoro incide un po' troppo sulle loro vite, impedendogli di fare quello a cui poi aspirano e quindi in un certo senso viene privata la libertà di queste persone. Privare un essere umano della libertà secondo me è la peggiore ingiustizia che gli si può fare. Certo. Allora, che cosa ti aspetti? Che cosa c'è nel futuro di Riccardo? Di essere un menestrello, quindi di girovagare per il mio paese e di raccontare delle storie come ho sempre sognato fin da bambino. Ma devo dire, se le racconti in questo modo sarà un piacere ascoltarle.
Senz'altro, Riccardo, io veramente ti faccio un in bocca al lupo gigantesco, perché quando c'è arte, perché questa è arte, questa è... Io veramente, guarda, ti faccio i complimenti, il test è ottimo, ma li scrivi soltanto tu oppure a quattro mani? No, no, li scrivo io, li scrivo soltanto, io. Sono soltanto parole. i tuoi, quindi musica e parole, quindi ancora complimenti, io ripeto, ti faccio veramente un in bocca al lupo e speriamo di risentirci presto. Allora, ricordiamo però insieme a te il titolo il garzone di periferia che sei tu del tuo primo album e abbiamo ascoltato Ho visto un mondo di Riccardo Latteri. Ciao Riccardo. Ciao, grazie.